Allora, intanto mi fa tanto piacere aver ricevuto l'invito da Antonio Saffioti, che lo aspettavo. Veramente questo invito è stato il dono che lui mi ha voluto fare per questo Natale trascorso. E credo, spero che questo sia il primo degli incontri che faremo insieme a lui. Per quanto riguarda me, io sto cercando di testimoniare me stesso, perché essendo l'unica vita che abbiamo, preferisco e preferiamo insieme ad Antonio viverla non da turisti, ma abitarla la nostra vita, perché l'unica vita che abbiamo la stiamo abitando. Speriamo di dare un segnale a tutti quelli che ci ascolteranno questa sera, a tutti quelli che andremo ad incontrare. E non è una passeggiata, diciamo, non è una passeggiata. Partiamo dal presupposto sempre che ne vale la pena. Ne vale la pena, io personalmente lo rifarei migliaia e migliaia di volte ancora. È dura perché ormai fra qualche giorno sarà il decennale della mia testimonianza nell'aula del tribunale. Inizia ad essere dura perché, vedi, col passare degli anni diventi nonno e quindi ci sono i nipotini e vorresti prenderli e fare una passeggiata insieme a loro, però. Resta sempre il fatto, questa cosa non si può fare, però resta sempre il fatto che magari sei convinto e contento che loro quando cresceranno leggeranno le cronache di oggi e saranno orgogliosi di me.